La mostra fotografica, la cui idea è nata insieme all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Genova con noi, perché dopo la pubblicazione di diversi mesi fa del libro fotografico sulla tragedia del Ponte Morandi, che è stato curato dall'Associazione insieme ai Vigili del Fuoco, è nata questa idea di costruire una mostra fotografica che noi riteniamo molto importante, in quanto l'obiettivo è quello che questa mostra fotografica diventi itinerante. Infatti, questa mattina sarà aperta presso i Votini di Levante del Centro Civico Buranello di San Pier d'Arena. Colgo l'occasione per ringraziare ovviamente i municipi di centro-ovest del municipio 5 della Val Polcevera, che insieme a noi stanno curando questo evento. La cosa importante è che su suggerimento dei Vigili del Fuoco è nata anche un'idea che è andata, la cui adesione è andata oltre ogni rosea previsione. Cioè l'idea di coinvolgere le scuole, cominciamo con le scuole di San Pier d'Arena, abbiamo contattato nei mesi scorsi i dirigenti scolastici e questa proposta è stata accolta senza dare enfasi, con entusiasmo. E quindi da stamattina, tutte le mattine, la mostra è riservata alle visite delle scuole di San Pier d'Arena. Poi nel pomeriggio dalle 15, dopo le 15, è aperta al pubblico fino alle 17:30. Questo fino a venerdì prossimo. E È una questo mostra. dove, Rodinò? Lo ripetiamo per i nostri telespettatori? Sì, è presso le sale espositive dei Voltini di Levante del Centro Civico Buranello di San Pier d'Arena. Sono i Voltini che sono stati nei mesi passati ristrutturati. Un'opera veramente interessante. I cittadini che non hanno visto, li invitiamo, a parte che sono locali che vengono utilizzati per questi eventi, però merita una visita questa ristrutturazione che il comune ha fatto per recuperare appunto locali che appartengono alla città, ai cittadini. Sono tornati, diciamo, all'antico splendore, quindi è una cosa molto interessante anche questo aspetto. Quindi ingresso libero dalle 15 alle 17:30, mentre la mattina, appunto, come lei diceva, sarà dedicato proprio alle scuole. Questo è importante anche per quello che è il messaggio e anche la storia che ha vissuto quel quartiere, trasmessa proprio agli studenti che studiano appunto a San Pier d'Arena da oggi 23 fino al 27 di ottobre. Grazie. Grazie a voi, buona giornata e come sempre a Primo Canale.